Ciao amici di Modellismo RC, al solito recap della giornata qui al RCGP a Manila. Abbiamo, come vedete dal suo bel faccione, taglio impeccabile fatto dalla mamma, immagino, esatto. Davide Ongaro, che ovviamente oggi, direi non ovviamente, se l'è sudata, ma esatto, ha vinto. Sì. Raccontaci un po' la giornata di oggi, a partire da questa mattina. Allora, la giornata di oggi intanto molto calda, che oggi dai. Niente, siamo partiti con le qualifiche, la prima siamo riusciti a vincerla. La seconda mi ha fatto un secondo posto, la terza un terzo e la quarta ho preso il palo della luce e ho rotto l'ammortizzatore. Ecco. E causa colpa mia. È colpa del direttore di gara che non ha aspettato a farti partire. No, vabbè. Niente, visto che ho rotto, siccome ho utilizzato delle gomme nuove, cioè delle Double Down Soft No Wear, che quando sono nuove fanno fatica ad andare, ne ho approfittato, le ho rodate per le due finali. E prima finale ho avuto un po' di battaglia con Ogden e Robert. Quindi ho perso un po' di punti con un po' di tempo e la seconda sono riuscito a vincerla aggiudicando appunto il titolo di oggi intanto. Bene. Nel frattempo vi chiedo scusa se le immagini sono un po' mosse, non è che ci stanno rapendo, ma stiamo andando a cena tutti insieme. Intervistiamo anche Mauro Ongaro, che lo vediamo lì dietro. Mauro, raccontaci questa esperienza tua nelle Filippine. Allora, esperienza positiva da provare, so che per tutti quanti sarà un sacrificio per il prossimo anno se si rifà. Però è una cosa da provare veramente, perché l'organizzazione, il sistema che stanno portando avanti questi ragazzi è una cosa favolosa. Oggi la giornata, come dicevi, è molto calda, ci si gioca la gara fino all'ultimo giro, perché con questa nuova formula non è facile per nessuno. Si deve stare attenti un po' alle strategie dei team avversari per arrivare a vincere o giocarsi perlomeno la prima o seconda posizione. Cosa posso dire? Ripeto, devo ringraziare l'organizzazione, tutti i ragazzi della pista, coloro che fanno i recuperi, perché noi che ci lamentiamo in Italia di recuperatori, che li facciamo noi stessi, è meglio vedere o provare a fare quello che fanno questi ragazzi tutto il giorno sul sole. Devo ringraziare il team manager Asso Svizzera, che è colui che ci ha invitato a questo evento, a tutti gli eventi RCGP che si terranno in tutto il pianeta, che vuol dire dall'Austria ad Austria, Los Angeles, spesso l'ultima gara, il sistema che ha creato nuovo Maurizio Fatin e Joseph Coutrain. Questa nuova formula spero sia piaciuta, se nell'arco della stagione verrà modificata, è solo per far meglio, perché tutti siano contenti. Grazie a vediamo, tutti, a casa. Vediamo anche che Davide stava dicendo di tagliare, abbiamo anche qui il nostro amico Patrick Hofer, che parla un po' di italiano perché la fidanzata è italiana. Vuoi salutare gli amici in Italia? Say hi to Italian friends. Hey, Italian how is it going guys today? Okay, it's going better and better. So, starting on 12, so ended up on 11. Sometimes it was my fault, but yeah, at the end, I'm happy. I'm happy with David, so David took the win for us. And for him, perfect. Ok, traduco, dice che è stata una bella giornata, anche lui si è impegnato, un po' troppi errori, a volte colpa sua, a volte no, è contento di stare in team con David perché è una vittoria comunque per il team. E chiediamo anche al Verri, che vediamo qui davanti, immancabile, eccolo qui incastrato in questo van. Metto a favore di camera. Intanto raccontaci la tua nuova calzatura, come funziona. È caldo, qua c'è molto caldo, però è andata tutto bene. Con le flip-flop siamo andati bene, con le ciabatte sì, nuove. Sì, ho azzardato una sera la sciarpa nuova, l'ho pagata amaramente, sono spellato tutto. Oggi sei sopravvissuto al caldo? Sì, ma questi due giorni molto meglio, è andata via un po' l'umidità, cioè, oggi c'era vento, si stava bene. Della gara cosa ne pensi? La gara, una formula molto avvincente, soprattutto per lo spettacolo, da migliorare alcune cosette, però direi che è una buona formula. Forse è un po' più difficile per la gente comune, ma da capire, sì, diciamo, certo, che il meccanismo deve un po' entrare in testa un po' a tutti, compreso quelli che lo fanno, diciamo, più per mestiere che per gioco, ecco. Però sta tutto molto bello, la pista per me è bellissima, perché comunque ha un fondo che permette a tutti, rimane sempre molto uguale durante la giornata e permette di divertirsi a bravi e meno bravi, è stato molto bello.
Benissimo, allora vi ringrazio qui da Manila, le Filippine, il vostro corrispondente Mau. Per ora è tutto, a domani, ciao ciao.